intanto dico una cosa, che c'è qualcuno che è contagioso. E ho scoperto il nome, si chiama Tamburello. Perché l'altro giorno ho portato dei giovani che sta contagiando con l'arte a visitare San Felice in chiesa. Bellissimo, bravo. Bene, bene. Questo è un contagio augurabile, gradevole, bello, no? Cioè, non è da Covid. No. E in effetti che cos'è l'arte nella prospettiva cristiana? È dare visibilità in qualche modo all'invisibile. L'icona, l'immagine di Gesù, questa non è dire una costruzione idolatrica, non c'entra nulla nella luce cristiana, è da comprendere. Ma laddove esce fuori l'arte, la visione innanzitutto è del cuore di chi la esprime, la contemplazione. Non è semplicemente un fatto di materiali, c'è qualcosa di dentro che traspare fuori. E allora c'è un coinvolgimento prospettico nella bellezza che ci fa guardare colui che San Francesco dice: tu sei bene, tutto bene, sono bene, tu sei bellezza, tu sei. In questo senso allora sono qui gradevolmente contagiati. Esatto, bello. E poi con San Felice sia per l'amor di Dio. Sia per l'amor di Dio. Anna Maria, bravo. Speravo che alla fine che sarebbe stato presente il sindaco, ma in questo momento sta celebrando un matrimonio, spero ci raggiungerà che questo è possibile, anche questa espressione della massima, della speranza del futuro. Ecco. Noi sono presente io, i miei colleghi della Giunta, questa testimoniano la presenza sempre del Comune a queste iniziative, ci crediamo, sono delle cose importantissime. E speriamo che tutto quello che voi fate, che loro fanno, con i loro impegni, che per noi, con il nostro impegno, per quello che possiamo contribuire, serva a una vera rinascita per Nicosia, sia sotto il profilo artistico, sia sotto il profilo culturale, anche sotto il profilo turistico, come diceva Benedetta, ma soprattutto anche religioso e spirituale. Amen. Brava! Bene.